Se io fossi un turista, quale luogo di Agropoli mi consiglierebbe di visitare? Ma sicuramente il centro storico, comprese le sue viuzze, che è caratteristico e ha dei panorami mozzafiato. Ci sta la piazzetta della antistante la chiesetta, che ha un panorama che è bellissimo, si affaccia sul porto e è uno spettacolo, dalla 24 ore su 24, dalla sera alla mattina e soprattutto al tramonto. La prima cosa secondo me è il castello, perché la parte, essendo nella parte vecchia di Agropoli, lascerebbe subito intendere anche le origini di questo paese, di questa bella città, anzi, che si è sviluppata nel tempo. Quindi il castello aragonese andrebbe visitato, la porta bizantina, tutta la parte vecchia di Agropoli. Il castello, perché là c'è un panorama, specialmente passando per Carmine Rossi, là è una cosa bellissima, meravigliosa. E poi tutto il giro di Trentova, perché in effetti girando da là vedi il mare, vedi gli scogli, il verde protetto della Punta Teresino, cioè là è sempre uno spettacolo. Io quando vengo a lavorare mi faccio sempre il giro di Trentova apposta per ammirarlo, perché lavoro ed estate lo vedo poco, almeno mi faccio gli occhi. Ci sono tantissimi posti qui, per esempio Agropoli Vecchio, che c'è un paesaggio magnifico, mozzafiato, al porto, piazza, diciamo San Marco, ogni punto di Agropoli ti dice qualcosa, è fantastico. Io direi soltanto Agropoli Vecchio, un castello saracino, e poi ci abbiamo lo scoglio di Trentova, che tanti anni fa dicono, la leggenda, che una gallina ha fatto 30 uova. Hanno trovato queste 30 uova e l'hanno chiamato Trentova, in modo anche là i turisti vanno a fare il bagno, la stagione è pieno come un uovo. E poi abbiamo le torri mano a mano che vengono qua, poi abbiamo la spiaggia qua. E questo ci abbiamo Agropoli, noi cambiamo di turismo, se viene il turismo cambiamo, se no niente da fare. Penso che prescindendo dai luoghi sia importante anche una suddivisione di quello che può essere il territorio visto da terra e quello visto da mare, perché sono sicuramente due aspetti completamente diversi di quello che è la bellezza della natura cilentana. L'interno abbiamo il centro storico. La particolarità del centro storico di Agropoli è quella significativa di non essere raggiungibile con nessun mezzo a motore, quindi lo si può raggiungere o dal porticciolo dove siamo adesso, percorrendo a piedi una splendida passeggiata a fronte mare, o dall'altro versante dove lo stesso si ha modo di vedere tutto il panorama dei templi di Pestum e tutta la costa. L'altro versante, che è quello del mare, sicuramente può essere più significativo, soprattutto perché la bellezza di questa costa rispetto all'altra costa, che è quella più nota amalfitana, è l'assoluta incontaminazione di quello che è il territorio. L'acqua del mare su questa costa realmente ha una limpidezza oggettiva inalterata. Allora, la prima è sopra Agropoli, alto, e poi Trentova. C'è il castello. Poi c'è Trentova, che è una bella spiaggia, quella che va di là, guardi, hai visto? C'è stata, una bella, una spiaggia, che uno scoglio che non finisce, il mare azzurro, pulito. Il castello, il Agropoli Vecchio, con la porta romana, eccetera. Poi un poco la zona di Trentova come luogo turistico preferito per i bagnanti, che è una spiaggia abbastanza pulita, simpatica per l'estate. E poi c'è tutta Agropoli, è bella San Marco con il lungomare. Gli consiglierei prima cosa Agropoli Vecchio, che è una cosa proprio eccezionale, insomma, ecco. È un luogo eccezionale di cui parla la storia, che ci sono andati anche i saraceni, i turchi, non so chi erano, e quindi è bellissimo lassù visitare. Poi il comune ha preso un castello medievale, quindi ne vale la pena, ci sono dei parcheggi, possono parcheggiare i turisti, e quindi
quello, diciamo così, io non ritengo che uno dei migliori luoghi che il comune abbia acquisito. Un po' tutti, in particolare il centro storico, il castello, la baia di Trentova, il porto, il centro, penso di averli detti quasi tutti. Vuole aggiungere qualcosa lei? Il castello è molto bello, soprattutto in estate fanno molte manifestazioni e l'amministrazione è sempre molto attenta e attiva. Se io fossi una turista, quale luogo di Agropoli mi consiglierebbe di visitare? Diciamo che qui state benissimo, nel senso che avete un posto meraviglioso, il mare, il castello sopra. Al centro storico si sta benissimo.